128 miliardi di investimenti da qui al 2024, questo è il piano strategico approvato il 25 novembre di Cassa Depositi e Prestiti. L'obiettivo è sostenere il PNRR con 6 progetti da 3,3 miliardi, ma la cassaforte di Stato investirà soprattutto sull'accompagnamento. L'importante è quella di offrire servizi di advisory, di consulenza alla pubblica amministrazione, principalmente a quella centrale, per aiutarla a mettere a terra le risorse del piano. I tecnici di Cassa Depositi e Prestiti si occuperanno di imprimere un'accelerazione al PNRR. I progetti dovranno decollare nel 2022, pena la perdita delle alte tranche di fondi. Gli obiettivi target a fine 2021 li rispetteranno. La maggior parte degli obiettivi target 2021 giustamente sono più legati alle riforme, no? Quello che ovviamente preoccupa sono gli anni successivi. L'amministrazione pubblica però dovrà riuscire a formare il personale. Entro la fine di dicembre 1000 tra ingegneri, giuristi e statistici saranno arruolati per avviare i progetti del recovery, ma non sarà semplice. È chiarissimo che non si intende, contrariamente a quanto conclamato, investire sulle professionalità con concorsi di 60 minuti con domande a scelta, risposta a scelta multipla,